Nino Perna, titolare del centro di riabilitazione Atlante, da dove nasce l'idea di far atterrare la struttura, ad Agnone? È da premettere che io ho un centro di fisioterapia a Benafro, in Viale Vittorio Emanuele III, sulla stazione. Questo è nato nel 2014, precisamente 5 anni fa. E io sono sempre stato innamorato di questo lavoro e di quello che ho fatto fino adesso quando riguarda la fisioterapia. Ecco, come professionista della fisioterapia atterri ad Agnone, grazie alla squadra di calcio dell'Olimpia Agnonese che milita nel campionato di quarta serie. Dopodiché, apri il centro Atlante. A chi è rivolta l'offerta e le attività principali che svolgete? L'offerta è rivolta a tutti i paesi limitrofi, perché comunque qua sopra c'è una carenza di fisioterapia notata da me stesso negli anni in cui ho lavorato qua sopra. Calcola che io sono conosciuto in Abruzzo, quindi ad Agnone sto nel punto giusto per essere raggiunto da tutti i pazienti che mi conoscono. L'offerta. L'offerta, diciamo che noi come centro facciamo come tecniche, facciamo Tegel terapia, laser YAG, TENS, magneto, trattiamo dai bambini, adolescenti per finire gli anziani, dove facciamo anche, per quanto riguarda gli anziani, facciamo anche ginnastica dolce, ginnastica posturale, e infatti insieme alla mia collaboratrice, la dottoressa Gerbasi Filomena, stiamo portando avanti questo progetto che ci sta dando molte soddisfazioni. Dopo Agnone ha intenzione di aprire altri centri del genere dove? Guarda, l'intenzione senza intenzione, perché è fatta, quindi per vari motivi è slittata l'apertura a Cassino e quindi sembra quasi risolto, e giustamente sto aprendo a Cassino, e la ciliegia sulla torta, che questo è un cruccio che ci avevo da parecchio tempo, perché sono conosciuto anche in Abruzzo, a Pescara, dove ho lavorato per qualche anno, quindi sto aprendo a Pescara e sembra che ce la possa fare, sì.